Nel turismo marchigiano c'è una nuova rotta tracciata da due esperti piloti. Si chiama Lindberg Hotels e alla guida ci sono due importanti nomi della nostra regione: il cavalier Nardo Filippetti, ideatore di Eden Viaggi, e Guido Guidi, amministratore delegato di GGF Group. Nasce Lindberg Hotels, la prima catena anticatena in Italia, dall'unione degli ex Eden Hotel Resort del patron Nardo Filippetti, ex proprietario di Eden Viaggi, che oggi ritorna con grande forza nel suo primo amore, quindi quello dell'ospitalità, e la The Beginning Hotels, la Hotel Collection, la nostra piccola catena. Insieme si fondono e ridisegnano un concetto di ospitalità, un'ospitalità fatta di microcosmi, dove non esiste un concetto di catena nei classici schemi internazionali, ma la volontà di creare all'interno di ogni piccola struttura, o che grande sia, dei veri e propri microcosmi da vivere. Quindi un bouquet, una collezione di alberghi che si uniscono tra di loro in quattro distinti cluster per specificità e per particolarità di quello che riescono a raccontare all'ospite. I boutique hotel, con all'interno l'Excelsior Hotel La Fonte di Pesaro, il Grand Hotel San Pietro di Taormina e il Seaport Hotel di Ancona. All'interno invece del cluster Vibes Collection, che è il cluster dove l'ospite tende a ritrovare se stesso, a rigenerarsi, perché caratterizzati da una natura forte, rigogliosa, selvaggia, che sa ridonare quella pace interiore che tutti cerchiamo, dove all'interno troveremo l'hotel Excelsior La Fonte, da due giorni ribrandizzato Sea Bay Hotel, e il Modica Beach Resort di Marina di Modica. All'interno della collezione esiste anche il Club Family Collection, dove troviamo quella che è la massima espressione dell'esperienza di Nardo Filippetti negli anni di Eden Viaggi: l'hotel Cala della Torre a Siniscola in Sardegna, il Sicania Hotel Resort and Spa di Marina di Butera e il Nautilus Family Hotel, l'hotel in Europa, la costruzione in legno più alta d'Europa, a Pesaro. Completano la collezione il cluster Urban Collection, con all'interno il J Hotel, il primo hotel in Italia nato dalla collaborazione con lo Juventus Fan Club e Football Club e la Lindberg Hotels, e il Meridiana di Perugia. Una volontà di riporre il cliente al centro come protagonista dell'esperienza di soggiorno, dove nel concetto della familiare professionalità si cerca di disegnare e di regalare un'esperienza intima, vera, autentica, e dove desideriamo reinterpretare completamente il concetto del lusso. Il lusso per alcuni, per noi il lusso è il gusto di vivere bene la vita, che può essere declinato all'interno dei vari cluster in varie modalità. All'interno di un cluster family il vero lusso è la mamma che riscopre e vede vivo il sorriso autentico del suo bambino. All'interno della collezione Urban Collection, per molti il vero lusso è poter andare nell'hotel della Juventus e vivere le emozioni che solamente una partita di calcio riesce a regalargli. Per altri il lusso è quelle piccole attenzioni che un boutique hotel può regalarti, con dettagli studiati e con quella coccola che solo in alcune strutture di dimensioni ridotte riescono a regalarti. Per altri invece il vero lusso è ritrovare se stessi, e quindi all'interno di quelli che abbiamo denominato nel cluster Vibes Collection. Lindberg Hotels si presenta come un nuovo concetto di accoglienza che sarà però strettamente collegato al territorio marchigiano. La peculiarità della catena è proprio della forte interazione con il territorio. No, sono dei microcosmi che si legano con la città in cui vivono, con i luoghi in cui vivono, e sanno interpretare l'autenticità di questi luoghi e sanno comunicare appunto la tipicità delle genti che le vivono. Sono luoghi aperti dove la contaminazione tra le persone che vivono i luoghi e l'ospite diventa un tutt'uno. Quindi luoghi aperti, recettivi, e dove soprattutto si cercherà di
esaltare l'esperienza di viaggio, la possibilità di vivere delle emozioni uniche con quello che il territorio circostante sa donarti. Territori, tra l'altro, che se li andiamo a analizzare sono molto vicini, seppur sembrano lontani nella loro cultura, perché sono luoghi dove ancora vive, come le Marche, dove ancora l'autenticità, la spontaneità e la voglia di accogliere è autentica, forte e non costruita, proprio come in Sicilia, dove abbiamo gran parte delle altre strutture, dove una bellezza così diffusa ma non mai urlata, dopotutto come i nostri concetti di ospitalità, un lusso, un'attenzione delicata e soffusa, ma mai esasperata, mai estremizzata. Lanciare un nuovo polo dell'accoglienza è certamente una grande impresa, un'avventura degna del celebre aviatore statunitense dal cui nome deriva il nuovo brand. Lindbergh è il nome della nostra catena. Lindbergh è stato il primo aviatore a compiere nel 1927 un'impresa audace, quindi a fare la prima traversata transoceanica, quindi a sfidare degli schemi che fino ad allora sembravano non superabili. Ecco, in questo noi viviamo un po' della nostra audacia di ridisegnare un nuovo modo di fare ospitalità, un modo diverso, un modo accogliente che ritorna agli antichi valori della tradizione, però li reinterpreta in chiave moderna, che si spoglia da quegli schemi rigidi e strutturati delle catene per poter regalare emozioni autentiche, per poter accogliere l'ospite con un abbraccio, farlo vivere tra le genti. E quindi in un periodo dove tra l'altro tutti cercano di costruire dei grandi colossi dell'ospitalità, noi stiamo cercando di creare dei piccoli, delle piccole realtà fortemente indipendenti ma legate da uno spirito comune, da una cifra stilistica, da una firma che è quella di Lindbergh. Lindbergh a noi ha ispirato molto. Lindbergh è stato quello che è riuscito, sebbene nella volontà di una grande avventura, di un grande sogno, non era un avventuriero. Lindbergh aveva studiato bene ogni piccola mossa del suo viaggio, ogni piccolo dettaglio, e quello è quello che stiamo facendo anche noi. Il sogno è grande, il sogno volge verso una ridefinizione forte del concetto di ospitalità e nella volontà di costruire una catena dell'ospitalità eccellente, che possa risettare i canoni dell'ospitalità in alto, ma non in alto come dicevamo prima nel concetto di lusso, ma in alto come standard di servizio e come originalità della proposta. In questo però c'è un grande lavoro di costruzione di tanti piccoli dettagli, di analisi, di reinterpretazione di tutti quelli che sono i momenti in cui il cliente ospite rivive il suo momento nelle varie fasi della determinazione del viaggio. Oggi viviamo i nostri sogni di ieri. E vivendo in questi sogni, continuiamo a sognare. Per coloro che hanno la bellezza negli occhi e vivono sulle ali di una farfalla, inizia una nuova storia. Lindbergh Hotels, an Italian embrace.